Questa è una scarpa confortevole e la vera domanda è se una scarpa di questo tipo vi permette di avere una migliore efficienza e al tempo stesso una riduzione degli infortuni. Ovviamente il comfort è un concetto soggettivo, ma nel 2020 è stata effettuata un'analisi molto dettagliata che, basandosi sulla biomeccanica di corsa dei podisti amatori che hanno corso utilizzando diverse scarpe che hanno valutato essere più confortevoli e meno confortevoli, si è stabilito che da un lato no, la scarpa più confortevole non consentiva di fatto un miglioramento della performance calcolato sulla base del consumo di ossigeno e nemmeno una riduzione degli infortuni, cosa che chiaramente si dovrebbe valutare nel lungo periodo. Quindi la teoria del 2001 basata sui militari con delle solette può essere vera dal punto di vista mentale, ma sicuramente non da quello fisico. Aspettiamo le prossime analisi per capire se effettivamente qualcos'altro emergerà. Voi nel frattempo, se Trump ti prendi, ci vediamo.